Buongiorno a tutti e a tutte, grazie di essere qui con noi oggi per questa iniziativa organizzata dall'Associazione Clionet, dal Dipartimento di Storia, Cultura e Civiltà, nell'ambito della Festa Internazionale della Storia. Ci fa molto piacere essere qui con voi tutti. L'occasione è il primo anno della rivista Clionet, fondata dalla omonima associazione a cui molti dei presenti hanno collaborato. Io lascio subito la parola al professor Paolo Capuzzo, direttore del Dipartimento di Storia, Cultura e Civiltà, che ringraziamo per la presenza. No, grazie a voi, il mio è soltanto un breve saluto, perché fa piacere che un'iniziativa di questo tipo possa essere ospitata dal Dipartimento. I temi che sono oggetto della discussione di oggi, sono al centro di alcuni progetti importanti di varie anime di questo Dipartimento, che come sapete ha un'importante sezione archeologica che quindi ha a che fare col patrimonio materiale in modo immediato. Ci sono dei progetti appunto nell'ambito degli studi museologici, abbiamo anche la fortuna di avere il collega Balzani che dirige il sistema museale dell'Ateneo. Abbiamo avuto vari progetti europei, in particolare nel programma Horizon 2020, uno appunto sui musei di storia, l'altro, questo più recente, Cohere Critical Heritage, coordinato dalla professoressa Porciani, che aveva sviluppato una ricerca, sta sviluppando, perché ormai la stiamo ultimando, sul cibo come patrimonio culturale, con appunto il professor Montanari ed altri. Abbiamo poi una sezione antropologica che ovviamente si occupa di culture materiali, di patrimonio, di uso del passato, appunto in chiave critica, perché mi viene da dire, nella fase attuale di crisi del progetto europeo, questo tipo di temi assume una rilevanza, una crucialità politica particolare. Attraverso l'uso del passato si possono sia appunto riconsiderare criticamente i prodotti e i reperti del passato per illuminare connessioni, relazioni, scontri anche, ma non di meno appunto quegli aspetti dinamici di ibridazione che sono propri delle dinamiche culturali, ma si può usare anche il passato invece per isolarsi e distinguersi dagli altri, per costruire ideologie e identità che si contrappongono. Da questo punto di vista, uno dei risultati appunto delle nostre iniziative in questo ambito che mi piace ricordare è la convenzione che abbiamo stipulato un paio di settimane fa col rettore di Mosul, dove appunto il Dipartimento ha degli scavi archeologici dopo appunto la riconquista della liberazione della città e che viene a valle, diciamo, di quella fase di distruzione del patrimonio durante l'occupazione dell'ISIS, che ha lasciato macerie impressionanti, appunto. Ninive è il patrimonio, insomma, legato a quella città e che ha anche visto la distruzione di parte del patrimonio del museo archeologico di Mosul. Come mi diceva appunto il rettore di quella università che sta faticosamente appunto cercando di riprendersi e anche di riattivare, e questo mi sembra un segnale estremamente importante, di riattivare un'attenzione e delle iniziative per consolidare, per riprendere appunto alcuni scavi archeologici e per rimettere in ordine appunto quello che è rimasto. Sicuramente mi diceva c'era questa furia distruttrice contro l'idolatria e via dicendo, al contempo sappiamo che alcuni di quei capi militari hanno rivenduto poi in mercati vari del mondo quei beni, quindi spesso anche la religione, diciamo così, è un paravento di altro tipo di pratiche. E
lo ricordo per last but not least, come si suol dire, la dimensione anche della public history, ma qui è rappresentata insomma dai colleghi De Maria, Betti, e insomma credo che ci siano molte buone ragioni per cui questa iniziativa avvenga qui dentro, e molti sono appunto i fili che si possono tracciare per collegare queste varie iniziative che vi ho sommariamente descritto.